Salve ragazzi, qui è Delta 28, sono con Grievous e siamo a Lego Star Wars, da Skywalker Saga. E... Battlefront 2. Battlefront 2, esatto. Grievous saluta e vediamo un po' la perlustrazione delle armi. John, buongiorno. Ah, oddio, guarda qua. Guarda cosa. Guarda... il TIE Fighter. Sì, però guarda com'è la cabina interna. Sì, no, è molto carino. Però, ma non c'è stato che disegnato, però ha la visiera, cioè è una cosa rettangolare. Sì, 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 disegnata. È perché quello è retro, non è il davanti. Ah, cazzo. È una buona domanda per un altro momento. Hanno usato un medaglione rubato. Ma che medaglione? Ma secondo te è il primo ordine ai medaglioni, dai? Effettivamente. Ti medagliono la faccia. Un amuleto, abbiamo usato l'amuleto di War Thunder. Mi vuoi affrontare a mani nude? Ecco, bravo, spara per me. Come scappa via? Il medaglione rubato, Delta, il medaglione rubato. Oddio, ma la fascia nera, mo l'ho notato. Hanno rubato un medaglione. Da che parte? Non ne ho idea. Seguitemi. Seguitemi. Non ne ho idea, seguitemi, che bella combo. La ragazza, prendetela! No, non è vero. Non è lei, è una che ci assomiglia. È sua cugina. Hai mai visto, Delta, le foto di Rey con le sue sorelle? Cioè, tipo, mi pare una o due sorelle che gli escono uguali. Ma serio? Sì, difatti. Io sembrano delle mini Rey. Che bello che lo sto controllando in questo modo. No, noi eravamo qua. Praticamente ha fatto tutto danni e lui sta ancora ballando. Gli piace ballare. Oddio, ma era Anakin. È Anakin. Ma com'era Anakin? Ma si vede Anakin! Ma Anakin! Ha ucciso Anakin. Vabbè, ma lui è... No, ma era un finto Anakin, secondo me. Era un finto Anakin, sì. Ah, però è confusionario sto posto, mamma mia. Oddio, è Finn che sta dormendo. Dove lo vedi? Fammelo vedere. Vedi, sta dormendo. Ah sì, è vero, guardalo che sta sonnecchiando, guardalo che tenerello. No, lo devi svegliare, fagli pensare alle paste. Fa così anche a noi. Povero Phil. Stava sognando ricchi banchetti. Sta ancora dormendo. Mi sta dormendo in piedi. Ma no, ma poverino, ma lascialo lì tranquillo. No, infatti voglio vedere che cosa fa. Sta dormendo. Sta dormendo in piedi. Quando sei stanco, sei stanco. Ma serio, mamma mia. Il pugnale è sulla nave, ci serve. Con voi ci rivediamo all'hangar. Calzini, perché questa cosa? Rey, dovunque tu sia, è difficile trovarti. È difficile liberarsi di te. I tuoi non erano nessuno, per loro scelta, per tenerti al sicuro. Rey, sii coraggiosa. Sarai al sicuro qui, te lo prometto. Tornate! Ma scusa, noi non abbiamo visto i volti dei genitori. Ti hanno venduta per proteggerti. Non parlare! È stato Palpatine a far rapire i tuoi genitori. Stava cercando te. Non è su Jakku, è andata via. Ma... Oh, quel mocio no! Ecco dove sei.
Ma perché? Forza, Chube è da questa parte. Vabbè. Stanno cercando di liberare il Wookiee, fermateli! Il Wookiee. Un uomo si pasma per un attimo, mi quella la voce di pasma. Sì, è vero. Oh, hanno un sacco di vita, oh. Deve essere qui. Guarda che faccia. Stanno andando alla sala interrogatori 6. Comunque è stato simpatico la scenetta, dai, cinematografica. Non te la capisco. A tutti i soldati, sorvegliare la sala interrogatori 6, ora! Ok. Chube! Chube! Certo che siamo qui per te, Chube! Giù le armi, ora! Abbassate le armi! Abbassatele. Ciao, ragazzi! Terminateli. Eccolo là! Sono la spia. Guardali tutti confusi, quello che vedo. Io sono la spia. Kylo Ren perda. Guardali che gli hanno pure tolto. Minchia, gli hanno pure tolto la frase. Io sono la spia. Minchia, quando lo dice. Se l'è portati con lui. Perché l'imperatore cercava me. Non hai solo il potere. Hai il suo potere. Sei suo nipote. Tu sei una Palpatine. Ciò che Palpatine non sa è che siamo una diade nella forza. Due che sono uno. Lo sai cosa devi fare? Lo so. E guardalo fin là. Andiamo, ti prendo. Ma non è così, vabbè. Oh, ma sono pisciati con la sua maglietta. Mi hanno obbligato a condurli alla nave. Capisco. Ma in realtà l'hanno trattato così anche nel film. Gli hanno sparato, se no, un coso. Mi è piaciuto. Uno sturaccesso in faccia. Vabbè, ma ragazzi, i giochi leghi sono troppo comici. Quando dice io sono la spia, minchia, mi sono caduto le braccia. Conta solamente il puntatore. Trovare Hexagon. Nessun altro spera che questo ci porti sulla luna boscosa? No? Solo io? Bene. Andiamo. No, in realtà, come hai detto te, non è la luna boscosa, è la luna pelosa. La luna pelosa. Luna pelosa. Sì, ci sta. Ma allora, ragazzi, allora dovete sapere che noi la stiamo facendo molto fast, perché ragazzi è uno dei capitoli che non riusciamo manco a guardarli. Mi dispiace dirlo. Che cavolo. Ma difatti anche in sto gioco, secondo me, con le cazzine si nota come l'hanno mandato in vacca, perché anche loro tutto sotto non lo volevano. È nella lama il segreto. Il puntatore è là. Bella minchia. Madonna, sono quando prende il coltello e lo mette nella forma del collo. È pericoloso. È un piranha. Ripariamo, è arrivata fin donna. Non possiamo aspettare così tanto. Guarda come si vede bene che è la morte, che è la morte nera. Questo mi piace. Una vecchia guerra. Che poi sì, sì, beh, ma allora spiegami la logica dietro al fatto che la morte nera sia sopravvissuta così in una forma così smagliante, perché non ha senso che dopo quell'esplosione che abbiamo visto nel 6 la morte nera sia ancora messa così. Allora, vabbè, qua... mille pezzettini. Allora, qui praticamente diciamo che hanno voluto metterla per intero, che non è possibile comunque. Ma anche nel... Ma è esplosa! Nel film è esplosa, cazzo! Non è che tipo, ah no, ma magari è sopravvissuto. No, no, è proprio esplosa. Allora la nave di Darth Vader, che è esplosa malissimo, anche quella immagino sia intatta da qualche parte. No, ma infatti il fatto che si vede tutta la cabina interna che è esploso malissimo non dovrebbe esistere. Sì, no, ma è proprio se non l'ha mandata in bacca, l'unica spiegazione. Ragazzi, la nuova trilogia, questa qua, mi dispiace dirlo, ma si l'hanno praticamente inguaiata, cioè l'hanno messa a cazzo le cose. Sapete ma perché? Ma sì, ma l'hanno messo solo per una questione nostalgica di dire, ma i fan si ricordano che la morte nera è figa. Sì, ok, va bene, ma esplosa nel film. No, ma devo essere sincero, forse il non episodio, ok, esteticamente è uno spettacolo, visivamente bello, fate quello che volete. Secondo ma se me esteticamente l'8 è il migliore.
No, io, l'otto io ero stato l'idea che l'otto sia visivamente quello più. Troverò il puntatore con o senza di loro. Sì, un ni. Ma tu ancora qua? No, dal punto di vista di fotografia l'otto non è. Tu stai qua. Questo credo sia innegabile. Dobbiamo andare qui. Rovina della morte nera, luogo dell'impatto. Noi dobbiamo andare qua, credo, sì. Ok, andiamo. Dai, andiamo. Ci ha affogato già. Ma no, ma col taxi. Col taxi, esatto. Ma si vede, ragazzi, che qua non è più elaborato come gli altre puntate. Si vede che qui anche gli sviluppatori del gioco erano tipo, ma veramente. Dobbiamo farlo veramente. Oh, che carino, questo è simpatico. Dobbiamo solo andare dritti. Ok, ecco ciò. Ma ti dirò, allora, l'unica roba secondo me incommiabile del 9 è quanta cazzo di roba ci hanno ficcato dentro. Troppo. Perché in effetti il 9 è pieno di roba. Ma secondo me hanno capito tutto all'ultimo di fare una cosa assurda e hanno pensato, ah, ma sì, esatto, una roba assurda è la descrizione migliore di sto film. Sì. Ma tu non dovresti stare con i troll. Sì, ma voglio anch'io affrontare la palpa. Hai capito? E lui va dritto. Forse quella porta ci condurrà al puntatore. Ok, ma... Ok, vediamo un po' cosa c'è in G. Tu che ci fai qui? No, mo io lo chiedo. Mi dispiace, oggi non posso aiutarti. Devo restare qui ad aspettare che il mio padrone mi lasci andare. Così posso andarmene da questo rottame. A dire il vero, è un po' che non torna. Si sarà perso. Sicuramente non è morto nello schianto. No, questo vorrebbe dire che dovrei rimanere qui per sempre. Non è una bella cosa quello che ho sentito, droide. Non può funzionare sta cosa. Non può, psicologicamente non può funzionare, anche logico e tecnico. Cioè, ma sì, guarda, ma ormai la logica è andata via con i resti della morte da Mozilla. Ma sei. Il pugnale puntava alla cima del relitto, quindi dobbiamo trovare un modo di andare più in alto. Volevo fare una cosa simpatica, poi ho capito che devo fare così. Cioè, le porte funzionano ancora, rendiamoci conto. Capito. Le luci funzionano ancora, cioè rendiamoci conto. Oddio. Quel pavimento è ancora lucido, rendiamoci conto. Ma poi tu immaginati in Delta la confusione di uno che ha visto poco niente di Guerre Stellari che guarda Episodio 9. Madonna, non ci capisce nulla. Cioè, non veramente, cioè già non ci capiamo noi, figuriamoci uno che... Ok, sali. Sali. No, perché il problema è che mischiano tanti concetti della forza. Ma c'è un TK lì. Ehi! Andiamo dal TK. Lui non dovrebbe essere vivo, posso... Cioè, di una cosa sono sicuro, lui non dovrebbe essere... Cioè, i suoi atomi non dovrebbero essere uniti. No, ma è un... vedi? Sì, no, ma lui è bello tranquillo, ma io voglio vedere la morte nera esplodere dal suo punto di vista. Che cazzo è successo? No, ma guarda, spostato, guarda. Basta. Ehi, la festa li abbiamo in pugno e ancora in corso. A quanto pare il posto è pienamente operativo, quindi i ribelli non hanno scampo. Ci vediamo la festa. Pace. Mamma mia. Ehi, la festa li abbiamo in pugno e ancora in corso. A quanto pare il posto è pienamente operativo, quindi i ribelli non hanno scampo. Vediamo la festa! Che tristezza, ti viene l'angoscia sentire una cosa del genere. TK morto, le ultime memorie di TK. Madonna, ma che tristezza, mi fa una tenerezza allo stesso tempo. Mi arrampicherò e cercherò un altro modo per farti salire, va bene? Facciamo così? No, devo salire, arrampicarmi. Ah, giusto. Ah, madonna, quel tasto. Aspetta. Un altro? Uè, ma che re? Hai visto? L'avevo detto io che era una buona idea costruire il generatore di scudi sulla luna boscosa. La prossima volta che non sei d'accordo con me, Jeremy, stai al tuo posto.
Ma è bruttissimo che tu guarda lì. Le memorie dei morti. Che cosa brutta. È angosciante. In un gioco Lego, eh. È in un gioco Lego. Cioè, sta roba qua non te la becchi neanche in Jedi Fallen Order, ma te la becchi nel gioco Lego. Ma serio? No, voglio sentirli tutti. Voglio tutti i mattoncini rimanenti. E non divertirti. Questo è lavoro, non divertimento. Il divertimento ci sarà con la lotteria dell'imperatore. Una volta sconfitti i ribelli. Ma che te... La lotteria dell'imperatore mi piace. E quando si vince nella lotteria, diventi imperatore per un giorno. Ma a me sta facendo un'angoscia, perché rispetto a... Ecco, Jedi Fallen Order hai fatto un esempio perfetto, che tu vedevi i codici e leggevi, però narrato è più triste. È tristissimo. Io li rivoglio. Jedi Fallen Order, ragazzi, il secondo capitolo, io voglio le descrizioni con i... con i... come si chiamano questi cosi qua? I proiettori. Gli ologrammi. Cioè, li voglio, assolutamente. Ti viene l'angoscia sentire queste cose. Sì, ho installato un altro lettore di impronte vocali nel pannello di accesso alla camera di sicurezza, configurato con tutte le voci del personale. Non capisco perché ne serva uno di scorta. Questo posto è indistruttibile, giusto? Sala di in sicurezza. Però è bruttissimo allo stesso tempo. Sì, devi salire, ma io non voglio salire. Io voglio vedere tutto. Voglio ascoltare tutto. Voglio capire tutto. Voglio piangere praticamente. Un altro battaglione verrà schierato sulla luna boscosa di Endor. Non capisco perché hanno bisogno di altre forze. Gli Ewok non rappresentano una minaccia. Sono poco più grandi di un insetto e se ne vanno in giro senza pantaloni agitando dei bastoni. Vabbè, voi... se lo dici così, in effetti sembra tutto abbastanza bello e tranquillo. C'è un problema qui. Dov'è quel coso? Cioè, e questo come sale, mo? Ah, ok, forse qua. No, e allora questo come sale, mo? C'è un problema qui. Ok, mo come sale quello, mo? Effettivamente... Come sale questo adesso? Lo stanno chiedendo tutti in sala. Ah no, aspetta, so io come. Credo. No. Ma allora vedi che può salire sta merda. Allora perché non lo fai da solo? Sto coso è una palla rottura di scatole. E allora che cacchio mi fai fare tutto sto percorso? Ma mi scusi. Ah, io posso salire qua. Ah, vedi che può salire. Posso. Vabbè, dai. Poi. No, aspetta. Madonna, com'è scomodo. Vabbè, ma che cacchio sei, Spider-Man? Sto coso è Spider-Man, ragazzi, non è un droid. BB-Man. Madonna. No, io non voglio sapere neanche dove è andata la scema di cosa. E, ah, ecco, direi... sei rimasta qua almeno, grazie. Oh, grazie. Saliamo. Dopo aver perso tempo. Guarda, stiamo perdendo più tempo a fare queste missioni che...
Ah, sono a tempo. Mi stai prendendo in giro. Lassù, è lì che si trova il puntatore. Oddio, guarda quanti ne sono. Esisti, BB-8, troverò un modo per farti passare. Sì, aspetta. Abbiamo recuperato tutto il possibile, eppure sembra che ci sia sfuggito qualcosa. Quel mattoncino luminoso lassù. Come hai fatto a non vederlo? È fatto apposta per essere trovato. Dove? Cioè, ci sei? Sì, è fatto apposta. Io passerei per di qua. Ci sono altri di questi, voglio scoprirli. No? Vai, 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 vai. Guarda gli altri di capo fantasmi. Ma è bruttissimo. Per la cronaca, RA7 è fuori servizio. Mi ha chiesto di rimuovergli le gambe per manutenzione. Se mi mandano su Endor e dovessi averne bisogno, si trova. Ah, gli vuol dire che è caduto in quel momento l'esplosione. Capito? Spazio di Cat Spear. Ok, vabbè, sì. Questo invece tiene la radiolina, ed è pure neanche virtuale la radiolina, guarda. Dove? Chi è che continua a nascondere mattoncini Kyber intorno alla Morte Nera? Non si può fare una caccia al tesoro con reperti preziosi. L'imperatore preferisce la lotteria. La lotteria, il totto caccio. Ho il super in allotto. Ah, questo era... Madonna. Ok, ma non mi interessa. Ricordati, Delta, devi puntare tutto sul 20, perché mi sono sognato stanotte il morto che mi ha detto punta sul 20. Mi sono sognato oggi Darth Plagueis che mi ha detto punta sul 20. Io ho detto, maestro. Maestro scemo, che ti sei fatto ammazzare nel sogno. Nel sonno. Mentre bevivi il vino. No, vedi, sali su. Dai, siamo così arrivati, finalmente. Sarebbe bello che cadesse quella pilota, quel cacciatore. Madonna. Guarda, è diventato così tanto noioso sto livello. Non dico livello, però veramente non ti dà nulla. No, mi ricorda tanto Jedi Fallen Order, ma un po' più inquietante. Sì, è vero, molto più inquietante. Poi le luci che ancora funzionano, che roba inaudita. E sta calma, madonna. Via, via, vai, 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 che siete arrivati. Adesso trova gli elmi di TK anacquati, ecco, non ricordo. Il puntatore. Meno male che dovevamo portarlo salire, non mi interessa però. Dove gli elmi? No, vabbè, nel film c'erano gli elmi anacquati di TK. Ah, sì. È qua che hanno detto troppo deprimente adesso. E poi c'è il caccia genosiano così a caso. Che poi era quello che avevo io, perché il modello è quello. Dai, qua dovrebbe uscire la versione. La porta funziona ancora. La porta, cazzo, funziona ancora. Aspetta, il lato oscuro di Ray. Questa me la ricordo. Il jumpscare del cat. Me lo ricordo. È il coso, il puntatore. Non avere paura di chi sei. Ma non era così, era più inquietante. Non l'hai mai Era molto. Ma non ha più i dentini quelli. Apparevoli poi. Bello sto puntatore. Dallo a me. L'unico modo che hai per raggiungere Exegol è con me. No! Vieni con me a Exegol. Distruggeremo Palpatine. Insieme! No, non andrò da nessuna parte con te. Non andrò da nessuna parte con te, eccetto in luna di miele. Quella non sì. Ti starò a sentire, sono stanca delle tue lamentele. Cosa sto per... Guarda, sappiamo entrambi che c'è oscurità in te. Usala. E poi va avanti. Trovarti dove il tuo eroe stava una volta. Non sei per niente come Vader. Ma te che ne sai di Fener? Tu sei Palpa. E tu sei Palpa. Vai a sedere sul Dei trono. Fulmini sono scusami. Tue dita, Rey. Fulmini. Lo hai percepito. Fulmini. Li hai fulminati. Fulminatela. Dai, combattiamo, dai. Te la farò pagare per aver distrutto il puntatore.
Ma vedi? Ti puntatore, ma io c'ho anche un punto. Allora, parentesi, visto che ci sono i TK classici adesso. Ah, quello là è il casco di TK. Era un TK. E ho ma Kylo Ren veramente anche il casco di TK. Madonna. Madonna, proprio ho perso proprio il malto. E poi si gasa. Sei forte nel lato oscuro, come me. Perché non possiamo uscire insieme? Troppo occupato a salvare la galassia! A te! Bene. Se uscissi con me, magari non dovresti più salvarla. Ora seguimi. Torna qui! Ecco, un'altra roba che mi ha rotto le balle un sacco è che il combattimento qua durava pochissimo. Ci hanno voluto mettere l'elemento nostalgico di loro che combattono qui, ma ti ricordi che combattono per tipo 3 secondi là e basta. Poi sì. Scendono subito giù e si mettono a combattere sull'acqua. Arrivo BB-8, non ti preoccupare. Quindi caschi di capo. Che poi sono quelli originali, guarda. Sì, 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 beh, originali sono... Sono quegli la penultima versione che hanno fatto. Però somigliano leggermente a quelli classici, leggermente. No, ma il modello è lo stesso, hanno solo cambiato l'inchiostratura. Ah, sì, sì, sì. Perché è il modello originale. Cioè, fa ridere, poi... Infatti, secondo me, guarda, a me non piacciono le nuove versioni che hanno fatto. Io preferisco queste qua. Secondo me queste qua sono le migliori. Madonna, devi stare calmo. Che cacchio sei? È un buon po'. Quanti ne saranno rimasti qui sotto? Io ho ammazzato un mostro. Aspetta, era un cuccio di quello là dei... Sai ah, che Dianoga. Sì. Dianoga. Ah, quindi ho fatto il percorso che potevo anche evitare. E se salessi qua sopra? Quando ti ho trovato su Jakku, non avevo idea che sarei finita nella morte nera. È stato un lungo viaggio. È stato un lungo viaggio di un anno e una settimana. Un viaggio lunghissimo, minchia. Quello cos'è? Cosa? L'hai detto con... Cos'hai, donna? Che problemi hai? Oh, mostro. No, ah, eccoli la Genuga. Guarda come urla. Accoppala da Genuga. Un altro di quegli affari di cui non devo preoccuparmi più. Ma di quegli affari. Hanno fatto le battute su una scena del genere, cioè quindi vuol dire che... Ma veramente, no, ma mi piace, non devo preoccuparmi più. Tu sei su sto rottame, non è che devi ristrutturarlo, sei qua di passaggio per trovare il puntatore che Kylo Ren ha preso. Poi mi piace, ma non devo preoccuparmi più del tipo, non mi aveva neanche preoccupata. E poi appena lo vede fa, ah, che cos'è quello? Ma serio? Cioè, non è stata lei catturata dal tentacoli nel vecchi film, cioè, boh. Ma che ne so, è tutto fatto, è tutto strano. È tutto fatto male. No, ma ti dirò, ecco, cioè, dal punto di vista di scenario è anche bello sto scenario qua come l'hanno fatto, è figo. È solo che non in questo, cioè, non per la morte nera in questo modo. Cioè, fosse stato tipo già qua acquatico, se non ci sarebbe pure stato, ma non così a caso. Vabbè, me lo stai dicendo praticamente. Non posso farlo. Che cacchio è questo? Suoni di delusione. Era troppo bello per essere vero. Ah, ecco, vedi che c'è un mostro lì. Bene, credi di poter andare lassù? Potresti trovare qualcosa che ci aiuti ad attraversare. Hai trovato niente che ci possa aiutare? Spero sia l'ultimo di quegli affari. Tutte che non c'entrano, ci sovrappongono tra loro. Meglio guardare dove metto i piedi. L'avevo capito da solo, non è che ci voleva un genio, A genius. Ce l'abbiamo fatta. Ben fatto, di Dio. Andiamo a trovare Kylo. Andiamo a trovare Kylo. Andiamo. Hai comprato i pasticcini per Kylo? O vai da lui senza niente da fare? Vedi, ti ho liberato. Ah!
cioè devo costruire, ho capito che devo fare. Però ecco, zica, dai, vieni. Mamma mia, ragazzi, veramente questo livello mi sta venendo un'angoscia. Ed è difficile farmi venire un'angoscia, raga. Yeah, no. Ma non è che uno, magari uno può pure dire, ma perché a te non ti piace, perché a te non ti è piaciuto l'episodio 9. Non è che non mi è piaciuto, è caotico. a te, come se agli altri fosse, avessero tutti adorato l'episodio 9. Purtroppo per la nuova generazione ci sono insieme. Ehi, Ray, vai avanti. Perché induci Delta? Vai da no, è la cazzi. Io non ho fatto niente. La cazzi. I nipoti di Vader e Palpatine che combattono sulla morte nera. La morte nera, Ma come lo dice? Ti pare il nerd. È un nerd, sì. Nipoti di Palpa, i nipoti di Vader e Palpa che combattono sulla morte nera. E se fosse stata grigia, E se fosse stato infatti. Combattere sulla morte nera! I nostri nonni sarebbero orgogliosi. No, Palpatine, non è niente per me. È impazzito! Sì, esatto, cioè l'hanno buttata in vacca. Tutto questo lottare. No, no, ma non mi puoi parlare seriamente dopo aver fatto lo scemo per l'ultimo minuto. Ma guarda, non l'hanno reso più figo adesso così che non. Incazzato me. Ma sta scena qua non c'è manco nel film. No, non c'è. Solo per così. Cioè, dura più questo combattimento che nel film. Cioè, parliamo. Vieni qui. È pure contenta a ballare lei. Allora. Lei che fa. Ma serio? Ok, andiamo avanti. Vai avanti a combattere. Oh, finalmente contro il leader supremo. Dai. Però l'ambientazione l'hai fatta molto bene. Sì, ma di quello non c'è. Mamma mia, è solo un po' d'acqua, niente di. Non c'è modo che io possa saltare fin là. Non è andato così, aspetta. Mi è piaciuto l'urlo che ha fatto. Tipo, dai, dai, saltiamo lei. Allora, fa ridere perché non riesco. Delta si è divertito, ad ammazzarlo. Ammettilo che un pelino ti sei divertito. Un po'. Vogliamo entrambi sbarazzarci di Palpatine, Rey. Prendi la mia mano. Mai. La tua mano è brutta. Non ti metti. Allora, non ho premuto giusto il primo. Guarda come ride. Siamo una diade nella forza. È una cosa piuttosto importante se è un life tuo. Che come l'ha detto. L'hai sentito come l'ha detto? Ma lui non è un cattivo. Cioè non capisco come definirlo. Non puoi combattere contro di me. Tipo, sembra non tipo un esalciato. Non sul serio. Tu non mi conosci. Non avrete. Nessuno mi conosce. Ma cosa vuoi? Come ti conosci? E vabbè, sei un'esagerazione. Colpisce. Non puoi tornare da lei. E neanche io. Non sono come te. Non lo sono. Onda, BB-8, tieniti forte. Onda. Vieni con me su Exegol, così posso mettermi dei vestiti a Non mi tomo sexy. Una bomba calorena.
Però il combattimento è molto più interessante questo, dopo se... Vieni. Smettila con i giochetti. Che cosa è caduto? Ho visto schifezze. Ok. Accuratissimo. Ma, cioè, tu hai spostato un'onda. Boom. Alto della... L'acqua è appena caduto. È inutile. So che c'è il lato oscuro in te, Ray. Accoglilo. Oh, scusami. Sono stanca dei tuoi giochetti. Continua, Kylo. Varrà la pena. Che cosa intende? Come l'ha detto? E come del tipo me la darà prima o poi, non lo so. Dai, Kylo, dacci dentro. Forza, Kylo, dacci dentro. Molla l'osso accelerato, non sarai in perché perdonato. No, una mosca è entrata vicino all'orecchio. Mizzica, che fastidio. Avanti! Aia. Ben, devo morire. Lei fa. Aia! Ma si è fatto ridere un po' quella scena lì, perché muore sua madre e fa: questo è il dolore più grande che ho mai avuto allo stomaco. Perché, e poi il Ray lo infilza e fa: aia, questo è il dolore più grande che abbia mai avuto allo stomaco. Cosa sto vedendo? Io volevo prendere la tua mano. La mano di Ben. Mano di Ben. Adesso sparisci. Ciao ragazzi. Io volevo... Io so ciò che devo fare, ma non so se ho la forza di farlo. Padre. Lo so. Mi ha rubato la nave. Cosa facciamo? Cosa possiamo fare? Dobbiamo tornare alla base. Madonna, ti ricordi che nel film Finn la inseguiva e comincia a urlare? Sì, mamma mia. Mamma mia. Cioè, praticamente questa serie io ho visto soltanto una storia di tre uomini. Cioè, è una storia da tre persone. Rey, Kylo Ren e Finn. Cioè, Finn e Kylo Ren combattono per avere l'amore di Rey, praticamente. Sì. Cioè, io l'ho sempre vista così. Questa base è lì che viviamo? Sì, direi di sì. Splendido! Avrò una stanza mia o dovrò condividerla con qualcuno? Hai un compagno di stanza. Scommetto che non vede l'ora di rivederti. Ok, ah, ma ci sta questo, sentiamo. Devo restare qui per ora. Stiamo preparando gli Orbak ai viaggi spaziali. In caso dovessimo volare via da qui. Probabilmente non succederà mai, ma è sempre meglio essere preparati. Ci vediamo, Finn. Sì, però siete praticamente due gocce. Un nuovo amore della mia vita. E Finn tipo, ma io sono... Ma io ho un'altra donna. Poi fa, no, aspetta, no, non è vero. No, ma guarda, sono identici. Sì, assolutamente. Un copia e incolla della Madonna, che è qualcosa di tipo... Vabbè, dai. Gli ho pure dato lo stesso taglio di capelli, quindi vabbè. Vabbè, sì. Ajan Klos. Ah, eccolo qua. Ajan Klos. Guarda, ragazzi, veramente. Io sto facendo sto livello giusto per togliermo dai piedi. Ma io sto facendo questo livello perché amo. Io amo episodio 9. Cioè. Ma sai qual è il fatto? Si nota chiaramente che stai facendo avanti e indietro per i pianeti. Cioè, facci caso. Sì. Cioè, questa è la cosa che mi sta dando fastidio. Mi dà faccia fastidio alla serie, al film, mi dà fastidio anche qua. Uguale. Aiuto! Che succede?
Dai, dimmelo. Dimmelo. Parla, donna. Niente. Quello ancora aiuto, uno dice. Dai, andiamo, tanto poi scopriamo la verità, ci rimaniamo una merda, so già, dai, andiamo. Che poi tutto rispetto per l'attrice che poi appunto purtroppo ci ha veramente lasciato, mamma mia. Sì, c'è veramente... Beh, deve essere divertente fare. Beh, oddio, quando accetti un ruolo del genere sai che o ti va bene o ti va male. E nel caso tuo è andata male. Ma sai. Ah, qua l'hanno fatto bene, mo stavo guardando. Questa è praticamente la mappa di Battlefront 2, rifatta più piccola praticamente. Sì, infatti sono stati molto bravi Battlefront 2 a fare, a rifare tutto quanto. Complimenti davvero. E tutti a piangere. Eh sì, perché è mortarella. Beh, quella sta sorridendo in realtà. Quella non piange per davvero, arresta. Immagini che vanno andare a un funerale e dire qualcuno di voi non sta piangendo veramente. Tipo servi la gente. Ok, vediamo. Del tipo vai da uno e fai tu quanto conoscevi questa persona? Addio, cara principessa. Ciube. Guarda quante medaglie hanno. Mi voglio una medaglia, no, il dolore della medaglia. Che si fa? Che devo dirti? Io non lo so come continuare. Non sono pronto. Non lo eravamo nemmeno noi. Vengami su Exegol, generale Pride. Inviate una nave contro un pianeta che conoscono. Inceneriamolo. Sì, mio signore. No, la mia manina. Come può essere? Generale Aliante. Generale Aliante, come lo chiamo. Presa malissimo. Eccolo lì. Guarda anche la cacca di roba. L'arma di un Jedi merita più rispetto. Se non disse lui. Disse lui, no? La fine dei Jedi. C'è una cosa che mia sorella vuole che tu abbia. Non lascerò mai questo posto. Ma aspetta, ma pure lui? Che sei una palla. Guarda, perché c'è questa suola tra i piedi? Tu lo sapevi. Anche lei lo sapeva. Ma lui mi ha detto Croc. Rei. Anche lei lo sapeva. Lo tramba. Il computato. Kazuki. Sì, va bene. Ma noi possiamo usarlo, ma che figata. Oddio. Che figata. Madonna, Leila lo sapeva. Come sarebbe a dire Leila lo sapeva? Andiamo. Che succede? Hamma, Arto Porcona, Marti Porcona, Hamarto Porcona. Porcona, non tirare tutti quei porconi, signora. Vusima Paccasa Porcona. Vesilabi. Senti quanti porconi che sta tirando. Cona, porcona. Signora, un po' di rispetto. Siamo su YouTube, no, Delta? Ma serio? Porcona. Tutto normale. Madonna, clone. Sentiamo qua. Sì, ma vi prego, non tirate dei porconi anche voi. Wi-Fi? Perché Wi-Fi? Wi-Fi? Come, scusa? Ok. Ciofa Adi, Inoa Ombra, Nonudinamu Sambra, Visuva Budronda. Dronda, gronda. Secondo me per inventare la lingua hanno messo pure parole italiane i doppiatori. Sì, no, è probabile. Beh, basta vedere Alveare Trippa. Lo roba tisarol. Nuva shiklavaki produce. Produce. Cinque ballerini. Quattro andami. Slema regola. Ah, dobbiamo fare la missione veramente?
Ma se la gente non vuole ballare, scusami, eh. Ah, entro qua dentro, devono... No, vabbè. Cioè, capito? Devo influenzare. Spostarlo qui dentro. Cioè, tu mi stai dicendo veramente che devo fare sta cosa. No, ma sul serio, no? Veramente mi stai dicendo che devo fare questa cosa così. Vai, vai, Delta, non indugiare. Ta 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 ah hey ta 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 ah hey ta 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 ah hey. Ah, ma non dovevo veramente farlo. Ho perso solo tempo. Ma allora che cacchio dovevo fare? No, allora posso anche andare. Festa di la Nai. Ok, posso anche andare. Allora perché ho perso tempo a fare sta cosa? Scusami. Non lo so, sei tu che hai voluto. Perché io penso che dovevo farlo come missione. Ma no, è inutile. E allora posso andarmene. Guarda quanto è veloce. Corri. E conosce il territorio come le sue tasse. Lui gira per pulire il territorio con la scopa. Dice, a furia di scopare è diventato velocissimo. Serio? Azza, lì dobbiamo arrivare. E allora saltiamo direttamente, scusami. Ah, giusto. I drulli. Dai. La spada di lei è morta. La fine del suo addestramento, Jedi. Ma questa è la tua battaglia. Porta entrambe le spade su Exegol. Non ho il puntatore. Tagliata la parte in cui dice Leila alla fine del suo addestramento vide la morte di suo figlio. Ho tutto ciò che mi occorre. Ciò che mi occorre è più un finale semidecente. Un indizio? Stai per combattere contro l'imperatore Palpatine e mi chiedi un indizio? Sei stato molto vago. Io vago? Buon per te che non hai mai conosciuto il maestro Yoda. Però era di enigmi simpatici. Sì, però io seguire un fantasma è comica sta cosa, eh. Ti compenetro pure se guarda. Oddio, ma hai due spade. Madonna, come si arrabbia. Magari hai qualche problema. Ma lei si arrabbia per qualsiasi cosa. Che poi l'attrice non è... è molto carina, però... Quando arriva... No, vabbè, ma fa le facce più orribili. Sì, esatto. Quello che volevo dire. È molto carina, ma ha quelle facce che fa che è un po' tipo... No, ma aspetta, mi ricordo quando tipo arriva BB-8 in una delle scene di episodio 7 che gli fa... Quel tizio là, quel nero, quel Finn ha rubato la tua giacca. E c'è lei che parte come un cane rognoso. No, la tizia è simpatica, però porca miseria, quando gli fanno fare tutte quelle facce strane, qualcosa di po'. Ma perché vogliono che sia super aggressiva, iper aggressiva, tipo. Ma che cacchio devo fare? Ah, aspetta. Ok. E con ciò? Due ne crearono. Visto? Ti avevo detto che avevi già tutto ciò che ti occorreva. Ah, Ikakuma! Ma aspetta, come arriverò ad Exegol? La nave è distrutta. Mati. Ce n'è un'altra. Adesso. Dai, che tanto la conosciamo la. E adesso solleva la X e comincia a fare. Sì. Tipo la faccia di Yoda, come per dire sì. Ora lo so fare. Ma serio? Sì, è vero. Perché la... Dai, tanto so dove dobbiamo andare. Dai, conosco la mappa più di te. Io mi ricordo uno che aveva fatto una critica bellissima a quella scena lì. Aveva detto, Yoda è un cazzo di pupazzetto alto 60 centimetri. Tu sei un uomo adulto, perché fai lo stesso movimento della manina che fa Yoda? È vero, perché lo fa pure basso, manco alto. Sì, no, esatto, fa pure la manina bassa, non lo so, l'hanno... Cioè, era solo per ricreare il momento per dire, guarda, Luke è come Yoda. Ecco, guarda che cosa c'è là a terra.
Mamma mia, io questa scena ho maso. Guarda, guarda, è più lunga questa che nel film. Nel film ovviamente dura 2 secondi. 2 secondi sto cacchio di film. Nel film è come fosse che hanno tagliato tante di quelle scene. Ecco, puoi prendere la mia. Madonna, com'è glitchata la seconda spada. Guarda la seconda spada. Proprio non riesce a supportare il peso di 2 spade. Ma io mi, quando vedo 2 spade, io penso sempre hanno rubato idea al potere della forza, ragazzi. No, beh, quella è la tecnica Jarkai, quella di usare 2 spade laser. Però, però l'ha introdotto teoricamente. No, in realtà c'erano altri Jedi che avevano fatto prima. No, nei videogiochi intendo, attenzione. Sì, nei videogiochi. No, l'unico che ha proposto è stato in Old Republic. No, l'avevano anche fatto in Cosoli, come si chiama, l'avevano fatto per la prima volta in come cazzo si chiama, mi pare in Jedi Knight. Ma Jedi Knight di che gioco è, di che anno è? Vecchio? Eh sì, è degli anni 90 ancora, mi pare. No, oddio, che cacchio stavi combinando, donna. Aspetta, scusate ragazzi, ma ci stavate informando. Videogame Jedi Cavalieri, quindi. Sì, era, mi pare fosse Jedi Knights. O è Jedi Outcast, oppure dovrebbe essere Jedi Academy. Eh no, perché Jedi Knights sì, però era quel. Ah no, è vero, Jedi Knights sì, è vero, perché potevi usare 2 tipologi di spade, è vero, hai ragione. Però lui non mi ricordi che anno è. Non mi ricordo che anno era. Sta buono. Vai su tutti, voglio sapere. Madonna, quanto costa Madonna, costa sui 100 euro. Madonna, che follia. Del 95, mizzica. Detto io. Perché si chiama Star Wars Dark Force. Ecco che lo conosco. È vero, perché io lo conosco come Dark Force, e invece si chiama Jedi Academy, quello che dici tu, Knights, sì. Che è della data, no, 2003, è del 2003, capito? Però sì, però il potere della forza 2 invece è del 2010, quindi c'è un po' di differenza. 2010, no, sì, il potere della forza 2 è del 2010. Eh sì, perché è per PS3, giusto? Sì. No, 2010 no, forse 2008. Interrompiamo episodio 9 per portarvi informazioni a caso sui vari videogiochi. No, ma è più importante questo, aspettate. È uguale con l'episodio 9. Ma Paolo, ma episodio 9, ma la battaglia finale con il Palpa. Esatto, ma stoppiamo qui e facciamo la partita finale. Dai, che non vedo l'ora di iniziare col Palpa. Fino alla pelle. Aspetta, il potere della forza 2 di che anno è? Volevo solo essere sicuro di preciso di che anno è, perché lo so che è da PS3, voglio sapere, perché la PS3 del 2006 è uscito. 2008 uscì potere della forza 1, mi sto parlando del 2. Del 2, 2008. No, il 2 non è il 2008, l'ho visto ora. No, non hai sbagliato, il 1 è del 2008. Dai un'occhiata, il potere della forza 2. Aspetta, forza 1, te lo dico subito. Non ho sbagliato, fidati. Sì, potere della forza 1 2008. Potere della forza 2 2010. Ah, infatti mi ha dato prima, che imbecilli, questi mi hanno dato prima il 1 e il 2. Ecco che, ok, sì, è vero. 2010. No, ho sbagliato. E ho sbagliato un attimo perché ho cliccato subito il primo invece del secondo. Dai, mi conosci, secondo te? Sì. Concentrati. Sambona! Abona! Non fantastico! Abona! Vedi che ha grande intenditore e poche parole. Di trattarla bene. Fare o non fare, non c'è provare. È un oggetto da collezione. In che senso da collezione? Ok, ragazzi, noi la stoppiamo qui. Tanto siamo arrivati già al finale, raga. Oh, ma di che cazzo stiamo parlando? Quindi, qui del 38, passo e chiudo. Bella, raga.